State guardando l'opera di Tiziana Sanna e mi spiace disturbare l'opera con la mia presenza, perché immagino come siete stati catturati dallo sguardo impressionante e accattivante di questa tigre. Perché l'abilità vera di Tiziana Sanna è questa, è quella di rendere gli animali che ella rappresenta con un'autenticità magica che cattura lo spettatore, che rimane lì fermo, bloccato, non intimorito, non impressionato, ma conquistato da questi animali che lei rappresenta, che non sono esattamente così come natura li ha creati, ma sono realizzati da un artista che modifica la realtà mantenendo assolutamente quella che è l'anima e lo spirito dell'animale che lei vuole dimostrare attraverso la sua arte. E come al solito, per sapere di più di Tiziana Sanna, puntate il cellulare su QR Code. So che in tanti lo farete, perché le sue opere sono molto molto apprezzate e ha tantissimi collezionisti, per cui cari collezionisti, su quest'opera dovrete fare l'asta, perché sicuramente sarete in tanti a volerla. Quindi puntate il cellulare sul QR Code, vedrete il valore, chiamate il numero che vedrete in sovrimpressione e fate la vostra offerta. Quindi partiamo da quella cifra e quindi vediamo dove arriviamo, così come tutte le altre opere che presentiamo nel corso di questa puntata. Se qualcuno la vuole, qualcun altro la vuole, è ovvio che parte una asta. In questo caso puntate quindi il QR Code e vedrete anche le altre opere di Tiziana Sanna, ma all'asta va soltanto questa. E devo dire che vivere in casa con quest'opera è fantastico, anzi direi che assolutamente mi sposto e facciamo rivedere questa tigre di Tiziana Sanna.